Comuni che stanno ricostruendo delle scuole, dei siti pubblici, e noi qui che siamo veramente nel centro del terremoto stiamo sempre a più da 12, perché? Questo qui a noi ci secca due volte, perché a Foligno, a Spoleto, comuni che non stanno nel cratere ricostruiscono i loro siti e noi stiamo ancora... Queste sono scelte che vengono spesso fatte dalle regioni, perché vi dico, questo è un tipo di struttura che è stata realizzata per questo terremoto, che è vero che c'è un commissario straordinario, ma il commissario straordinario stanzia i fondi, stabilisce, gestisce la contabilità speciale, ma poi tutte le decisioni anche di questo tipo vengono prese all'interno poi delle strutture regionali e ogni regione ha dinamiche diverse. Qui questo tipo di meccanismo, nelle Marche ancora peggio, ti dico, ci sono situazioni ancora peggiori di questa. Comunque va contrastato questo fenomeno, cioè allora, è assurdo. Su alcune cose, come dicevo poco fa, per esempio, mi spiegava appunto il sindaco, che San Pellegrino come frazione ha costi di progettazione, proprio perché particolare, più elevati, e questo comporta che devi fare una procedura un po' più lunga rispetto alle altre frazioni. È una cosa che modificheremo adesso. A fine anno faremo un bilancio, se non è partito ribaltiamo tutto, ma ribaltiamo tutto, anche la struttura di come funziona e chi decide. Non bisogna rimandare a fine anno, se a fine anno non ha funzionato ribaltiamo tutto, deve funzionare, non ci devono stare tre, sono due anni e mezzo. Adesso facciamo un decreto, entro fine mese. Dico entro fine mese, per me è adesso, quindi è iniziato il 24 dicembre, sto facendo il giro delle quattro regioni e a fine mese emaniamo un decreto. Lì metteremo delle norme molto ma molto coraggiose, innovative completamente, che stravolgeranno alcune cose che finora non sono state applicate, e quindi da qui che dico deve partire. Ma deve partire nel senso che ogni mese pretenderò da tutti gli uffici, gli USR, i sindaci, un monitoraggio di quello che succede. Quindi io devo poter dire mese per mese sta cambiando qualcosa, perché se non cambia qualcosa va ribaltato completamente tutto. Questo è l'impegno che ti sto prendendo in questo momento. È la demolizione per la messa in sicurezza rispetto alla via pubblica, dopodiché questi si devono demolire e ricostruire. Questa qua io parlo. Però se devono vogliono demolire. La demolizione non è stata demolita, però no, è stata demolita la parte per poter passare. Facendo di carico delle somme eccedenti puoi comunque procedere alla demolizione, se urbanisticamente la demolizione è compiuta. Qui invece era il monumento dei caduti con il fondanile che vedo in questa foto. Mm-hmm.